Ben ritrovati da Orobie Extra. A 2600 metri di altitudine sul ghiacciaio del Presena è stato realizzato un ice dome, un igloo teatro, un luogo veramente magico che ospita dei concerti altrettanto magici che vengono eseguiti con strumenti realizzati di ghiaccio. Li ha realizzati Tim Linard, un artista americano che da 36 anni si occupa appunto di costruire questi strumenti che nascono dall'acqua ghiacciata e dalla neve. Il Ice Music Festival si sta svolgendo appunto sul Presena e noi ne parliamo nel numero di marzo di Orobie. Vediamo in questo servizio com'è nata questa iniziativa. Alle mie spalle l'Ice Dome, questo straordinario, diciamo, edificio costruito con 5.000 metri cubi di neve. È stato costruito in 2 mesi da parte di 15 volontari che hanno fatto dei turni sia di giorno che di notte, quindi 8 ore di lavoro di giorno e 8 ore di lavoro di notte. È stato un lavoro veramente impagabile che adesso ci regalerà per i prossimi mesi uno spettacolo veramente unico al mondo. 16 strumenti fatti completamente di ghiaccio che suoneranno davvero e daranno vita a quello che sarà un vero e proprio festival musicale a 3.000 metri e fatto totalmente di ghiaccio. Noi siamo venuti su appunto con l'intento di imparare anche a fare un igloo, perché lo vedevamo come un'esperienza positiva per la nostra formazione, anche proprio come così a livello personale. Quando abbiamo iniziato, le prime 3 settimane si lavorava solo la sera e la notte, dalle 4 di pomeriggio a mezzanotte, e poi sono iniziati 2 turni, cioè un turno di giorno dalle 8 alle 4 e il turno di notte sempre dalle 4 a mezzanotte. 6 persone di giorno, 6 persone la notte. Abbiamo visto come fare, che tipo di neve usare, perché ci sono 2 tipi di neve, uno bianco e uno trasparente. Quello bianco l'abbiamo usato per fare l'igloo, mentre quello trasparente lo usano per fare gli strumenti musicali, per tutti proprio. Più che strumenti, questi sono degli esseri viventi, la sensazione quindi mentre li stai suonando è di avere qualcosa che muta, che continua a cambiare, di estremamente delicato e con un suono unico e appunto quasi un suono lunare, perché anche l'ambientazione dove si sta suonando, che è un igloo completamente di ghiaccio, crea una sua sonorità. Yes, I'm very happy that now we've got the whole concert hall built and everything's ready. Now we're ready to just relax and listen to a bunch of music. L'Ice Music Festival è un'iniziativa promossa dal Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno Tonale e dall'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rebbi. L'Ice Dome si trova al Passo Paradiso ed è raggiungibile con la cabinovia che parte dal Tonale. I concerti sono in programma tutti i giovedì e i sabato fino alla fine di marzo. Corrado Bungaro, il direttore artistico di questo festival, sicuramente è singolare, questo festival ha 2600 metri di quota, sì. Quindi davvero una particolarità che pone il comprensorio in una posizione quantomeno di anteprima a livello così di proposte musicali in questo contesto dell'igloo come teatro. Una rassegna che continuerà fino a marzo. Intanto vi confermo che è reale, nel senso che quando si parla degli strumenti di ghiaccio, la prima domanda è: ma com'è possibile uno strumento di ghiaccio? Poi quando lo si vede, la seconda è: ma come suona? Io vi confermo che suonano gli strumenti di ghiaccio, hanno una loro vibrazione, il suono dell'acqua, ma anche qui non ci crederete, quindi dovrete venire di persona ad ascoltare e a guardare queste splendide creature. Sì, una stagione di concerti da brivido, è il caso di dirlo, con grandi artisti di portata nazionale e internazionale, ma soprattutto artisti che hanno voglia di cimentarsi con questa esperienza. Cioè deve esserci questa volontà di andare con la propria estremità, con l'estremo, perché è rischioso per un artista portare il proprio repertorio, comunque capire cosa fare con queste creature di acqua ghiacciata. E molti artisti sono entusiasti di entrare in questa meraviglia, in questo teatro scolpito con le mani e fatto di ghiaccio e di acqua, quindi, e per accettare la sfida di fare risuonare l'acqua. Questo è un po' il bello di questa storia.
Gli appuntamenti sono al giovedì e al sabato e continueranno appunto fino a marzo, quindi sono tantissimi concerti. Sì, molti concerti. Giovedì ci sarà sempre l'Ice Music Orchestra, una formazione di 6 musicisti residenti, sono trentini, bresciani, lombardi, c'è anche questa bella connubio fra Trentino e Lombardia. In questa terra di confine, non solo territoriale ma anche climatico, perché siamo in un ghiacciaio che è tra i più bassi d'Europa. Certo, in questo caso Trentino e Lombardia si abbracciano e insieme portano appunto la professionalità e la voglia di suonare. E tutti i giovedì i temi, i grandi temi della musica classica, le cold songs, da Tchaikovsky a Bach, alla musica d'autore, e poi invece i sabati e qualche domenica, due domeniche in particolare, ci saranno i linguaggi, le band, quindi pop, rock, jazz, la world music, la musica etnica, ecco, tanti colori che si uniscono nel bianco, che poi racchiude tutti i colori, e che quindi porteranno tanta gioia all'Ice Music Festival. L'emozione è anche quella di lanciare comunque un messaggio che non è solo artistico, ma anche di rispetto dell'ambiente in cui ci troviamo e di contatto diretto con il ghiaccio, con l'acqua, con quello che ci sta attorno, con il freddo. Assolutamente, anche perché questo riavvicinamento al ghiaccio ci ricorda l'esperienza che avevamo da bambini, quando tutti andavamo a slittare, prendevamo la neve in mano e era molto fredda, però alla fine emergeva un grande calore, no? Alla fine di questo, ci si faceva il gelato, però soprattutto diciamo, ci stringe tutti intorno ai temi oggi urgenti, ai grandi temi, no? Ai mutamenti del clima, all'innalzamento della temperatura, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è bello viverlo insieme. Viverlo e riflettere a questa quota. Assolutamente. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Arrivederci. Saluti. Questi concerti di ghiaccio sono unici, imperdibili per i nostri abbonati. Per 12 di loro c'è la possibilità di assistere ai concerti in modo gratuito. Sul sito www.orobio.it scoprite come partecipare a questa iniziativa. Noi vi lasciamo con immagini altrettanto spettacolari di questo video che è stato realizzato da Franco Signorelli per MoMA con le immagini di Davide Ripamonti. Grazie e alla prossima. Ciao amici a Robby. Gita. That's good? Grazie. Let's do it.